Entrambe sconfitte all'esordio, Vogherese e Accademia Pavese cercano un pronto riscatto sia per tenere aperte le proprie speranze in Coppa Italia, sia per presentarsi all'esordio in campionato con una vittoria rigeneratrice. Marco Molluso opta per le due punte, affiancando Diò a Milazzo e mettendo alle loro spalle Capitan Buscaglia. I due attaccanti si cercano molto, Diò inizia ispirato e cerca il compagno di reparto al centro dell'area di rigore, ma il 9 rossonero non riesce nella girata a due passi dalla porta. La Vogue sfrutta particolarmente la fascia destra. Il nuovo arrivato Geraci mette lì l'idea. Milazzo lavora il pallone al centro dell'area di rigore, ricevuti a valore aggiunto, ma il tiro del terzino è ribattuto dalla difesa biancorossa. Più Vogherese che Accademia Pavese nei primi minuti, i padroni di casa sfruttano anche le occasioni non nitide ripulite poi da Diò, che si guadagna i primi applausi con Piccone attento in uscita. L'Accademia Pavese, dal canto suo, vive di fiammate. I biancorossi provano a distendersi. Serafini rientra sul mancino e col tiro da fuori area sorprende De Toni. Il portiere di casa ricorre all'intervento con i pugni e la difesa da una mano nel sbrogliare la matassa. Le folate della Vogherese, d'altro canto, fanno più male. Diò fa un costucos che esalta e infiamma tutta la tribuna del Parisi. L'attaccante ex Vigeva non serve sulla destra a Geraci, che mette un cioccolatino per Milazzo, leggermente al di là della difesa ospite. Urlo di gioia strozzato in gol e partita che rimane così bloccata. Mazzocca, sul fronte opposto, prova un velleitario tiro da fuori che non impensierisce il portiere di casa. Sul fronte opposto, invece, la Vogue prova a sfruttare anche i piazzati, ma Fasoli manda a lato con il piattone l'assist di Calviello su punizione. Alla lunga, però, la squadra di Marco Molluso trova il vantaggio. Geraci controlla un pallone al limite dell'area e scocca un tiro da biliardo che si insacca all'angolino basso beffando Piccone. Esordio con gol per il centrocampista ex Fanfulla, che bagna la prima al Parisi con la rete che sblocca la partita. Vantaggio che resiste fino al 45esimo, anzi dopo un altro timido tentativo dell'Accademia Pavese, la Vogherese sfiora il raddoppio. Diò a centrocampo è indemoniato, l'attaccante ex castanese Vigeva non respinge al mittente tutti gli avversari che gli si trovano sulla strada. Ricevuti uno stantuffo infermabile sulla fascia sinistra, più attaccante aggiunto che terzino, Milazzo il terminale offensivo al centro dell'area di rigore in un'azione in cui manca soltanto il gol. Voghera d'applausi, ma anche da rischi proprio prima del riposo. L'errore di De Toni permette all'Accademia Pavese di avere una grossissima chance, ma il tiro di Serafini non inquadra la porta. Il Parisi tira un sospiro di sollievo, si gode l'ultima occasione di ricevuti con Piccone che evita all'Accademia di capitolare e regala applausi alla squadra al duplice fischio del direttore di gara. Nella ripresa c'è subito una sorpresa. Diò, dopo aver messo giù male il piede, viene sostituito da Molluso a scopo precauzionale. Al suo posto entra Bollini e il numero 17 si presenta così. Tiro a girola del Piero che non dà scampo a Piccone ed esultanza sotto la curva con l'abbraccio dei compagni di squadra. Raddoppio Vogherese, ma anche brivido Vogherese. Cross dalla sinistra di Mazzocca, colpo di testa in torsione per Catania con il pallone che incoccia sul palo graziando De Toni. Accademia Pavese anche sfortunata, gli ospiti provano a sfruttare anche le punizioni, ma Catania non inquadra la porta. La Vogherese, invece, quando attacca fa male, giocando anche sul velluto. Ricevuti duetta al meglio con Andoni, l'ex settimo serve il pallone di ritorno in maniera perfetta al terzino che a tu per tu con Piccone non può sbagliare. A 0 per i padroni di casa, in casa Vogherese manca soltanto l'acuto di Milazzo. Il numero 9 viene steso al limite dell'area di rigore da un avversario. L'attaccante ex varesina Trizion si prende il pallone e segna così il poker, concedendosi la sua classica esultanza sotto i tifosi rossoneri, soddisfatti della risposta della squadra e fiduciosi per la prima partita di campionato di domenica Seveso.